E non posso mancare nemmeno qualche giorno che subito il mercato delle criptovalute cambia completamente, come sempre. Ma che belli questi mercati, sempre dinamici, sempre attivi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Riprendiamo tutte quelle che sono le news da un punto di vista di analisi tecnica, grafica, dei mercati delle cripto, quello che è successo la scorsa settimana. Quali sono le news importanti da un punto di vista tecnico? Cambi di trend? Qualcosa sta cambiando, soprattutto Ethereum alle porte di un evento molto importante che il merge sembrerebbe essere nato. Diciamo, su questo merge una possibilità speculativa per gli exchange e ne parliamo in questo video, ragazzi, perché potrebbe essere anche il motivo di fondo di questa ritrovata forza di Ethereum, molto di più di quello che erano le attese. Andiamo a vedere quello che è il grafico del ciclo, analisi ciclica su Bitcoin, Ethereum, Nasdaq 100, come sempre, che ancora spinge, ed è proprio Nasdaq che si tira, come sempre, la fase positiva degli altri mercati. E andremo anche a vedere il cambio ETC, scusate, ETH. BTC per vedere da un punto di vista di forza relativa se Ethereum sta guadagnando molto su Bitcoin e se qualcosa sta cambiando proprio nella struttura interna. Molto cripto abbiamo visto fare dei numeri importanti dal minimo dello scorso minimo, diciamo di giugno, quindi probabilmente siamo in un nuovo ciclo, sicuramente trimestrale, ormai questo lo sappiamo, ma può essere anche un nuovo ciclo annuale. Più corto, diverso dai soliti, che però, se dovesse essere così, non è un bene. Ve ne avevamo parlato in quel famoso video, ragazzi, dove vi ho fatto vedere le due ipotesi, dei due cicli annuali, quello ancora da chiudere, quello già chiuso a giugno. Se fosse così, non è un bene, secondo me. Ne vedremo poi nei prossimi mesi. Andiamo però sui grafici, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi. Se ancora non l'avete fatto al canale, lasciatemi i pollicioni perché sono sudatissimo. Sono stanco, ho la voce a pezzi perché ho fatto un weekend fuori porta, un weekend da paura per un evento familiare molto importante, molto bello, e quindi sono distrutto con la voce. Va bene, ragazzi, allora andiamo subito al dunque e andiamo a vedere prima di tutto quello che è il grafico classico, il nostro workspace ciclico. Partendo, secondo me, come sempre, dal grafico di Bitcoin. Dove siamo? Dov'è la questione? Probabilmente il ciclo mensile di Bitcoin, chiuso il 26 di luglio, sta facendo la sua parte di fase positiva. C'è da dire che Bitcoin viene mantenuto in maniera importante al di sotto del suo livello di resistenza, che sono i 24.000 dollari. Questo livello di resistenza, ragazzi, è in questo momento il livello da battere 1, 2, 3 volte che tocca il livello, il mercato non riesce a romperlo. Vediamo se oggi ci riesce o domani, perché potrebbe essere anche domani 9 di agosto, magari una buona giornata per fare il breakout. Cosa succede se fa un breakout confermato di questo livello? Fa un flash pump, ragazzi. Perché? Perché non ci sono livelli di resistenza dopo questo livello qui. E in teoria potrebbe tranquillamente riavvicinarsi ai 28-29 mila dollari. Perché? Il vero pullback di Bitcoin è in questo momento quest'area di prezzo, i 29.000 e qualcosa, che corrisponde al minimo del ciclo annuale, e quello l'ultimo di cui sappiamo con certezza sia iniziato, quello di luglio dello scorso anno. Il minimo del ciclo annuale che Ethereum ha già raggiunto, ragazzi, in pullback. Quindi il concetto che Bitcoin possa andare qui non è anomalo, non cambia da un punto di vista di trend di medio periodo, non cambia le logiche e di struttura tecnica del mercato, non cambia niente, è un semplice rimbalzo. È anche vero che se dovesse fare una cosa del genere, secondo me, questo tipo di ciclo non può essere poi destinato ad essere un ciclo semplicemente trimestrale, perché a quel punto probabilmente il rialzo sarebbe abbastanza consistente da avere un ciclo annuale nuovo più 63% dal minimo. Però di questo ne parliamo, ragazzi, perché i mercati ci hanno abituato. Poi intanto questo livello ancora non è stato breccato, però volevo dirvi che qualora venisse breccato questo livello, Bitcoin potrebbe spingersi in questa zona. Io direi che i 27.000 sono raggiungibili in maniera abbastanza semplice, quindi dovrebbe riuscire a fare questo traguardo qualora
i 24.000 fossero breccati e quindi confermando un breakout di questo livello di resistenza in chiusura, quantomeno daily, della giornata. Si assisterà sicuramente a un flash pump del mercato. Personalmente in questa ultima settimana ho operato in maniera un pochettino fuori trend, devo essere sincero, quindi non ho seguito i miei consigli, non sono stato un trend follower, perché da un punto di vista grafico, ragazzi, dal punto di vista, scusate, di sistemi di trading, il mio sistema di trading holding di nuovo è stato buttato fuori dal mercato, che sta facendo questo ping pong, vi faccio vedere questa zona, e quindi in pratica non funzionano quei tipi di sistemi durante queste oscillazioni, perché quel sistema non è creato per fare trading di breve, ma è creato per fare trading di medio periodo, quindi non va bene se il mercato fa questi cicli. Questi cicli si possono usare solo con il trading non intraday, ma di 2-3 giorni, 4 giorni massimo. Quindi questo è una manna dal cielo per chi fa trading, chi trada dei cicli piccoli come il settimanale. Questa roba qui, ragazzi, è un bancomat, perché si fa long short, long short, long short, long short, e si prendono tutti i movimenti. Ovviamente, come tutte le cose, non succede mai. Quindi succede una volta ogni tot di periodo che il mercato regala praticamente soldi, come un helicopter money, ai trader che fanno trading di 2-3 giorni, però in questo caso ha fatto proprio così. Probabilmente da qui in poi cambia radicalmente atteggiamento e questo tipo di ping pong non lo rivedremo più. Però i sistemi di trading che ragionano invece su maxi cicli, quindi come per esempio questo ribasso che è qui, questo qui che vedete, così diciamo che non è un ping pong su e giù di 3 giorni, ovviamente vengono estromessi da questo tipo di atteggiamento, perché sono fake, segnali fake di continuo. Allora sono dovuto uscire, poi ho tentato, sto tentando, perché ancora non è stata chiusa, non mi nascondo, un'operazione short contro trend totale su Ethereum, che però, ragazzi, non sta andando bene, quindi può essere pure che viene chiusa in stop loss proprio oggi, e soprattutto non ha accumulato nessun tipo di ingresso, cioè solo un ingresso, il primo, e un pezzettino del secondo, e praticamente gli altri 4 ingressi che dovevano avvenire non sono mai avvenuti, perché proprio il mercato, in parte che io non riesco ad andare contro trend, quindi quando vado a fare queste operazioni folli, diciamo, sono un po' fuori dal mio, no? Fuori dalla mio, diciamo, dalla mia zona comfort. Però secondo me ci poteva stare, perché mi aggiava alcune posizioni che invece erano longo sulle criptovalute, che di cui vi ho parlato le scorse settimane, cioè quelle cripto, le forti, quelli col trend forte che abbiamo visto qui. Siccome sono longo su tutte, quasi tutte queste cripto, non tutte, quasi, quelle che mi piacevano di più, Near, Uni, Matic, poi ENS, soprattutto, ormai le avete viste, SNX e DYDX, che però non c'è qui, non l'ho messa, non so perché, e anche Ape. Su queste sono tutte long, quindi ho voluto tentare un edging su quella posizione, che però sembra che non dia buoni frutti. Devo essere sincero, io sono continuo a essere titubante su questo rialzo, non mi piace nella sua forma, non mi piace nei tempi, sembrerebbe più una speculazione, però ragazzi, trend is your friend, e se dovesse darmi segnale di nuovo il sistema di trading, nonostante il ping pong di questi giorni, ritornerò long con le mie posizioni, perché so come funzionano questi sistemi, l'ho visto sulla mia pellaccia per anni e anni e anni, e so che alla fine poi ti buttano fuori se non stai a seguirli di continuo. Quindi analisi ciclica ci dice invece, ragazzi, che siamo su Bitcoin sul nuovo ciclo mensile dal 26 di luglio, e questo ciclo mensile però ha fatto un massimo qui e al momento non ha aggiornato i nuovi massimi. Quindi se anche quello che vediamo è una specie di struttura positiva, sembra che il mercato faccia le finte, perché in realtà non ha fatto massimi. Questo è il discorso, in realtà il massimo è avvenuto nella prima parte del ciclo e qui stiamo facendo un massimo relativo inferiore, quindi teoricamente basterebbe poi un break di questo livello per invertire il trend anche di breve periodo e ritornare al trend primario, che in questo caso è ribassista. Ecco perché non mi piace questo tipo di trend. Sembra che il mercato si nasconda, venga molto spesso manipolato, e non mi piace perché siamo ad agosto, quindi non ci sono grandi volumi, grandi trader, tante cose un pochettino che non girano a bene. Perché, ragazzi? Perché se non rompe questo, se rompe questo massimo, ok, tutto a posto, continua il trend al rialzo. Ma se non rompe questo massimo, domani, dopodomani, comincia a fare i giochetti. E beh, ragazzi, qui il problema è questo, perché se poi va a breccare questo livello, inverte il trend. E quindi va in chiusura del ciclo, che è mensile, che a questo punto ha fatto il massimo nella prima parte, diventa
con la possibilità addirittura di diventare ribassista. Cioè, questo è il problema, è un pochettino, non vi nascondo che spero non entri nessun segnale, perché voglio farmi agosto almeno 3 giorni di ferie e il mercato non me le fa. Andiamo a vedere Ethereum. Allora ragazzi, Ethereum non è messo male, è messo molto meglio di Bitcoin, perché ha fatto delle cose carine. Intanto è arrivato al pullback di questo livello, di 1780-1800, e dopodiché vedete, è più nitida, più netta la distinzione del ciclo di Ethereum, che ha fatto questi 3 cicli per il suo mensile e ha iniziato questa fase che probabilmente sarà il nuovo ciclo mensile. Ora ragazzi, qui oggi ha fatto un nuovo massimo, vedete la differenza con il Bitcoin che l'ha fatto qui. È vero che è uno shadow, è vero che è uno shadow sul mercato delle cripto, parliamo di $50 ragazzi, quindi su Bitcoin, quindi sono fesserie, ci mancherebbe, questo lo sapete come la penso, però ancora una volta insomma sembrerebbe il mercato che voglia salire, ma come se fosse ancorato al ribasso, non trova la sua spinta. A me dà l'idea che manchi proprio la chiusura ciclica, mi dà l'idea che manchi il tempo, questo è il discorso, che i prezzi magari abbiano pure raggiunto dei livelli interessanti, ma che il mercato non sia pronto, mi dà questa impressione, però è un'opinione questa, un'impressione, non c'entra niente con le analisi, non c'entra niente con i dati, quindi ragazzi mi raccomando, anche io sono umano e voglio dire ogni tanto la mia su queste cose, però mi sembra mi dia questa impressione. Quindi vediamo qui la questione di Ethereum, deve assolutamente superare i 1780-1800, questo è il livello di resistenza per Ethereum. Al superato questo livello si infila in un nuovo canale, che è questa zona ampia di cui abbiamo parlato. Ora il canale rialzista sta seguendo, manca ancora un po' di tempo, quindi il mio short di copertura in Edge è un controtrend palese, ne ho parlato in Academy ovviamente ragazzi, non ne parlo qui perché non si possono fare queste operazioni per chi non ha formazione e non si comprende il senso di questa cosa, perché sono operazioni di copertura ad altre operazioni long, vanno strutturate in un certo modo, il money management è fondamentale, quindi in questo momento io sto rischiando pochissimo su questa operazione per giocarmi diciamo una partita che è improbabile, ma se dovesse verificarsi, cioè un ritorno del trend primario al ribasso, praticamente vi fa entrare in short selling al punto più alto possibile. Questo dovete comprenderlo, ragazzi. Quindi è un gioco di trading puro che va a ragionare in termini statistico-matematici, in termini di punteggio, un po' come giocate quando giocate, ragazzi, cosa vi conviene fare per fare più punti. Questo è il discorso. Non c'entra niente con la questione legata invece all'analisi fondamentale o altro, è pura speculazione questa ragazzi, quindi per questo a volte non ne parlo, perché secondo me confondo molto di più le idee, soprattutto di chi non sa come si fanno queste cose. Allora, questo discorso del superamento di questa area, se va in questa direzione, ci può stare anche per Ethereum, perché Ethereum ha una fine del ciclo mensile che dovrebbe avvenire verso fine agosto, primi di settembre. Qui, nuovo annuale, sì, nuovo annuale no, per Ethereum la stessa questione legata a Bitcoin, non lo sappiamo ancora ragazzi. Certo è che a livello di estensione di volatilità di movimento qui abbiamo un 81% contro il precedente ciclo semestrale che era al 58%. Più o meno ragazzi, perché non faccio i conti in termini quantitativi, perché un punto o meno in più non cambia, il concetto è che questo tipo di rialzo è molto più forte del precedente che era un semestrale, perciò l'ipotesi che siamo in un nuovo ciclo annuale la dobbiamo prendere in considerazione ragazzi, perché anche Nasdaq ha fatto questo tipo di atteggiamento. Ora l'annuale, se poi è un annuale che fa una nuova fase di bull run, allora potrebbe anche proseguire molto bene verso settembre-ottobre, lo vediamo dopo, altrimenti ragazzi, secondo me, se l'annuale in questione diventa poi un annuale che è nuovamente ribassista, i giochi sono quasi fatti, perché il massimo lo fa nel secondo mensile, questo è, e siamo nel secondo mensile, questo è il discorso, quindi
Un po' questa teoria sta andando a rispettare quello che ci eravamo detti quando parlavamo della possibilità della massima in zona a metà agosto. Ed è così che i mercati sembra stiano facendo. Proprio per questo mi piace ancora meno questa cosa qui. Poi magari vengo smentito con grande piacere da parte mia dai mercati e si continua a salire. Abbiamo fatto un nuovo ciclo annuale, siamo al rialzo, tutto funziona, seguiamo il trend a quel punto. E va bene così, però al momento io sono ancora molto prudenziale sui mercati, soprattutto riflessivo. Mi dispiace solamente che i miei trading system di medio periodo non stiano funzionando bene proprio a causa di questo ping pong. Altrimenti, ragazzi, non vi nascondo che ero e sarei stato l'uomo più felice della storia, perché poi trattare bene questi tipi di mercati significa prepararsi molto bene a quello che verrà in futuro. Che è esattamente quello che mi interessa più di tutti. Andiamo a vedere poi un'altra questione, ragazzi, legata per esempio al Nasdaq. Vi avevo promesso la questione di Nasdaq 100. Allora, l'atteggiamento di Nasdaq 100, vedete anche lui in forte trend al rialzo dal minimo di giugno, quindi sembrerebbe anche in questo caso che qui si è iniziato un nuovo ciclo che potrebbe essere tranquillamente un nuovo ciclo annuale perché Nasdaq ha fatto 820 giorni circa di ciclo dal minimo di marzo della questione pandemia, probabilmente facendo due annuali da 400 giornate circa, con insomma, un atteggiamento ovviamente qui iperpompato, ipermanipolato dei mercati, quindi non era facile vederlo, però da qui potrebbe in effetti aver iniziato un nuovo ciclo, anche lui annuale, proprio per questo magari i mercati hanno dato un po' di più. È anche vero che ancora, insomma, non è salito al di sopra di questo swing, ma è anche ovvio che al di sopra di questo swing praticamente diventa un rimbalzo gigantesco. Perciò non è che possiamo avere proprio la conferma dei prezzi. Qui dobbiamo un pochettino andare a logica e basta, perché quando i prezzi ci daranno conferma di questo movimento è troppo tardi, perché siamo di nuovo ai massimi storici, quindi non abbiamo assolutamente nessuna possibilità qui di ragionare in maniera diversa se non facendo analisi, perché non avremo mai una conferma dei prezzi tale per cui noi poi entriamo e facciamo un gain, un profitto, un trade adeguato anche di posizionamento per i prossimi 2 anni. Quindi qui dobbiamo ragionare in maniera differente. Da un punto di vista di logica invece dei cicli mensili, qui siamo nel secondo mensile, ancora una volta, qui scusate è sfasato perché è calcolato sulle candele settimanali, le ho calcolate su queste candele, ragazzi, quindi ovviamente le lineette sono sfasate. Quindi qui siamo, ragazzi, poi in un'altra struttura del mensile che è a circa 13 giorni, quindi 9 barre. Ricordatevi che nell'ambito dei cicli mensili dei mercati classici si contano le barre, non i giorni, perché i mercati sono chiusi in alcuni casi, anche se ci sono delle teorie discordanti su questa cosa. Alcuni contano per esempio i giorni e non le barre, però io preferisco farlo in maniera classica, diciamo come da teoria classica. Allora, nella struttura, ragazzi, di questo tipo di ciclo, teoricamente siamo più o meno a metà del ciclo mensile nuovo di Nasdaq e quindi potremmo essere anche su un'up e quindi una fase di massimo. Ciò non toglie però, ragazzi, che il mercato è in trend, vedete sopra le medie, ha superato alla gran lunga, anzi vi faccio vedere adesso un grafico molto rilevante di Nasdaq e quindi insomma ancora qui sicuramente non ha motivo di andare short, vedete comunque come è più lineare rispetto alle criptovalute. Su Nasdaq non c'è motivo, però ragazzi valutiamo la chiusura di questo ciclo mensile, perché se questo ciclo mensile da fine agosto in poi, dopo il 15 magari di agosto, inizia a tentennare, inizia a fare una chiusura brusca, soprattutto scende al di sotto di queste medie, la questione va poi ripresa successivamente. Quindi qui secondo me avremo anche risposta molto chiara sulla forza di questo movimento iniziato a giugno. Vi faccio vedere un'altra cosetta del grafico del Nasdaq, cioè il superamento la settimana scorsa con un mini 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 break del livello della media più importante di tutti, cioè la media 26 periodi MA semplice, quindi media mobile semplice, la media del ciclo semestrale. È solitamente, ragazzi, un superamento, anche se qui vedete l'ha toccato, superato, ma poi è rientrato, sembra non avere la forza. Un superamento in ogni caso è confermato di questa media, è molto probabile che indichi un inizio di un ciclo annuale. Solo quello che vediamo qui, no, perché è un touch della media.
È un touch della media che può essere semplicemente un ritorno sulla media, un atteggiamento mean reverting dell'indice US 100, e quindi potrebbe semplicemente essere considerato come un rientro nella media per poi ritornare al suo trend, che magari può essere ribassista, ma soprattutto pensiamo un po' tutti questo laterale ribassista dovuto alla questione Federal Reserve eccetera. Comunque la Fed qui ci ha messo una pezza evidente la questione, proprio perché eravamo scesi troppo, 32% di ribasso. Avevamo anche indicato possibili aree di ulteriore ribasso, questi due, questo è un disastro in pratica, questo il livello comunque più accettabile, cioè l'ingresso all'interno di queste due fasce di supporto proprio come fine totale di questa fase. Vedremo magari se il mercato dovesse ritornare nuovamente a scendere, dovremmo poi assistere a un reverse appunto di questa zona, poi vedremo con calma. Allora, questo è tutto ragazzi, quindi attendiamo ancora oggi, questa settimana, per vedere se il mercato ci stampa questo famoso massimo di agosto che doveva avvenire tra prima decade, dopodiché bisogna tornare a fare i conti con la fine del ciclo mensile e cercare di comprendere dove va a chiudere questo ciclo mensile. Ethereum deve superare i 1.800, i 1.800 di Ethereum vanno a gogo. A proposito, mi ero dimenticato quasi la questione Ethereum. Cosa succede ragazzi? C'è questo merge di Ethereum, ma alcuni stanno tirando in ballo la questione del fork. Ethereum verrà forcato probabilmente con una con un fork che resterà con il POW, cioè quindi con il proof of work, e quindi gestito dai miners. Che cosa succede? Al di là della questione che una delle chain probabilmente non avrà supporto in termini di magari applicazioni oppure gli oracoli vari eccetera, quindi tutte quelle che sono applicativi che servono appunto agli smart contract, altrimenti non ha senso, probabilmente tutti gli applicativi verranno seguiranno il POS, quindi l'Ethereum normale. Però ragazzi, cosa succede in un fork? Allora, in un fork succede che nel momento in cui io detengo i miei Ethereum su un exchange X, quell'exchange mi forca i miei Ethereum e mi dà, per esempio, anche i wallet dovrebbero fare, mi dà i miei Ethereum vecchi e i miei Ethereum nuovi. Questo significa che probabilmente c'è in atto una speculazione, come fu per Bitcoin Cash o Bitcoin BSV, e quindi in questo momento, se Ethereum verrà forcato in effetti e se avrà il doppio degli Ethereum su alcuni exchange, potrebbe essere che sia conveniente avere Ethereum prima del merge, perché a questo punto poi cosa succede? Nel momento del fork io vado a raddoppiare il mio possesso dei token in quel caso, poi posso vendere per esempio gli Ethereum quelli con il POW, quindi quelli dei miners, e speculare sulla questione. Quindi sembrerebbe che ci sia in atto una questione speculativa anche su Ethereum, che giustificherebbe anche il perché la regione delle cripto ha avuto molta più forza, per esempio, rispetto a Bitcoin all'intero mercato nell'ultimo mese e mezzo, proprio perché si è venuta fuori la questione che sia possibile sfruttare anche il fork per fare quello che Bitcoin Cash e Bitcoin BSV fecero ormai 2018, 4 anni or so. BSV dopo, Bitcoin Cash 4 anni or sono. Nel momento in cui avviene una cosa del genere, io i miei Ethereum vengo forcato, raddoppio la cifra, vendo quegli altri a qualsiasi prezzo, è un fork, è un regalo, è un airdrop, è un helicopter money, quindi io dico ok, mi conviene avere Ethereum per avere il fork e poi vendo il fork. Quindi probabilmente dopo il merge, dovesse avvenire una cosa del genere, assisteremo a un atteggiamento classico da fork, cioè un'impennata dei prezzi prima del fork e un inizio di discesa pochi giorni prima proprio dell'evento merge. E a quel punto lo so che alcuni dicono discesa dopo, no, perché in alcune situazioni scende poco prima, proprio perché alcuni si liberano degli Ethereum in questione o della coin che viene forcata, perché sanno che poi crolla. Allora, dovesse avvenire una cosa del genere, attenzione, perché settembre diventa un mese strachiave. Ne parliamo ulteriormente di questa questione, perché è una questione interessante. Abbiamo già dei case study, quindi dei casi d'uso
precedenti nei fork, soprattutto quello del Bitcoin Cash, è fondamentale. Ci sarà una guerra sul fork anche su Ethereum, interessantissima da andare a vedere una cosa del genere, ma soprattutto iperspeculativa, quindi potrebbe estremamente giustificare l'attuale fase rialzista proprio del regime delle cripto. Cosa ne pensate voi? Avete informazioni più precise, più approfondite, visto che io l'ultima settimana ero fuori a ubriacarmi? Quindi scrivetemele nei commenti, commentiamo, ragioniamo insieme. Purtroppo ci sono gli scam, ragazzi, che scrivono fesserie sui commenti YouTube, è diventato insostenibile, però restiamo lo stesso in contatto, questi sempre io provo a eliminare il più possibile. Scrivetemi nei commenti quello che pensate e noi ne parleremo insieme. Noi ci rivediamo intanto nel prossimo video, vediamo cosa fa oggi, se rompono le resistenze Bitcoin e Ethereum, e poi ci aggiorneremo in settimana. Ciao a tutti, ragazzi!